Ciao a tutti ragazzi, io sono Cristiano, lui è Cristiano e oggi siamo qui per proporvi un allenamento con focus sulla parte inferiore, quindi sulle gambe e i glutei, con l'utilizzo di soli due manubri. Se siete già abbastanza allenati e quindi vi ritenete di un livello intermedio o avanzato, vi invito a seguire il mio lato dello schermo. Se invece siete alle prime armi ma volete comunque mettervi alla prova con questo allenamento, vi invito a seguire Cristiano dall'altra parte dello schermo. Quindi ci siamo, dai, partiamo con l'allenamento, andiamo. Ok, partiamo. Un po' di corsa sul posto, giusto per iniziare a scaldarci, molto molto blanda. Andiamo ad aumentare un po' la nostra temperatura corporea, cercate di non fare troppo rumore quando andiamo a sbattere i piedi, ma di essere belli leggeri, sciolti con le braccia. Questo riscaldamento avremo una serie di esercizi che alterneremo per un minuto ciascuno circa, cercando di non fermarci mai e cercando di andare a scaldare tutto quello che ci servirà principalmente nell'allenamento. Quindi ricordate che sarà un allenamento con focus su gambe e glutei, quindi parte inferiore del corpo, ed è proprio lì che dovremo andare a scaldarci di più. Ancora qualche secondo di corsa e poi allarghiamo e andiamo a scendere in squat. Ricordatevi sempre di espirare quando facciamo fatica, quindi in fase di risalita. Con calma andiamo a ricercare la massima profondità dello squat. Molto bene. Ancora, vedete che il ritmo che comunque gestite voi all'interno dell'allenamento, ma nel riscaldamento, non deve essere eccessivamente alto. Ci mettiamo in posizione di squat, mano alla caviglia opposta e andiamo a fare delle aperture dal centro. In questo modo andiamo a mobilizzare bene le anche. Cambiamo lato. Espiro quando apro. Ok, torniamo qui e andiamo a fondi indietro, alternando, quindi ci scaldiamo per bene, andiamo ad appoggiare a terra il ginocchio, lentamente, le mani vi devono dare equilibrio, quindi in questo caso così o lungo i fianchi, va bene, l'importante è che servano a darvi equilibrio. Ancora 15 secondi. Dai che ci sta l'ultimo. Molto bene, prendiamo i manubri per iniziare a riscaldarci, come se facessimo degli stacchi da terra. Quindi
porto i manubri a metà delle tibie, su e strizzo i glutei. Inspiro, fuori l'aria, ancora, spingiamo bene indietro il sedere, l'ultimo, iniziamo con l'allenamento, prendiamo un solo manubrio, via, giù in squat. Continuiamo. L'ultimo, 20 secondi di recupero. Ci prepariamo con tutti e due i manubri, perché adesso andremo a fare affondi indietro alternati più step up. Pronti? Via. Recupero. Di nuovo pronti con un manubrio, alterniamo lo squat che abbiamo visto prima agli affondi di adesso per ancora due giri. Ci prepariamo, pronti, via. Spingiamo bene i glutei indietro, peso sui talloni e spingo. Su, scendo e su, ancora scendo, su, scendo e su, l'ultimo. E su. Ci prepariamo. Recupero. Secondo giro di affondi. Importante andare bene indietro e sollevare bene il ginocchio oltre la linea dell'anca. Via. Ancora uno per parte. Molto bene. Ci manca l'ultimo giro. Dopodiché cambieremo la coppia di esercizi. Ok. Bel respiro. Ci carichiamo. Prendiamo il nostro manubrio. E via di squat.
ancora uno, ci sta, su, l'ultimo, e su, e recupero, pronti, ultimo giro di affondi, cerchiamo di sciogliere un po' le gambe che iniziano ad affaticarci, siamo quasi a metà del workout, manubri saldi, via, su, lavorate bene sull'equilibrio, scendo lento, appoggio, su, l'ultimo e recupero, andiamo a terra, mettiamo da parte i nostri manubri per adesso, lavoreremo con un ponte per glutei ad una gamba sola, partiamo sollevando la destra, L'importante è non appoggiare la gamba destra al pavimento. Controllare bene l'addome. Scendo e risalgo. Appoggiamo, adesso andiamo di gamba sinistra, pronti, pianto bene a destra il piede destro per terra, bene a terra, bene pronto a spingere, sollevo il sinistro, vado, su, su, ancora su, recupero, alterniamo due giri così, quindi una gamba, a un giro con entrambe le gambe, ma con un manubrio. Appoggeremo il manubrio sul bacino, pronti, via, su, cercate di tenere il manubrio all'altezza delle creste iliache, strizzare bene i glutei quando saliamo. Molto bene, ancora su verso il soffitto. Inspiro. Fuori e recupero, appoggiamo il manubrio e torniamo a fare solo con la gamba destra, solo con la gamba sinistra, partiamo sinistra appoggiata a terra, ci mettiamo in posizione, via,
recuperiamo. Possiamo anche distendere le gambe per sciogliere un po'. Adesso pianteremo bene a terra il piede destro. La gamba che non utilizziamo, cerchiamo di non mantenerla rigida, di non andare a mettere tensione muscolare là dove non serve, ma quasi dobbiamo dimenticarcene. Recuperiamo, ci manca l'ultimo giro, quello con tutte e due le gambe, ma col nostro amico qui, col nostro manubrio. Nel caso in cui il manubrio appoggiato sul bacino, uso le ginocchia, vi dia un po' fastidio, potete pensare di utilizzare un asciugamano o una felpa, ok? Per non avere eccessiva pressione. Con le mani lo teniamo lateralmente, cercando di mantenerlo il più saldo possibile, e lavoriamo bene per i glutei. Questo è un esercizio che va a tonificare, a rassodare e a sollevare i glutei, quindi molto molto importante per i glutei. Su, bene, e recupera. Ok, facciamo passare questi 20 secondi, poi entriamo nella fase di defaticamento, quella un po' più di stretching. Possiamo andare a mettere un po' da parte i nostri manubri e iniziamo con il defaticamento. Allarghiamo bene, cerchiamo di arrivare il più possibile verso il pavimento. Non molleggiamo, manteniamo la posizione, cerchiamo di arrivare con le mani alla stessa altezza, quindi la soluzione può essere quella di prendersi le mani una con l'altra, di mantenere il capo naturalmente rilassato verso il basso, mantengo la posizione. Devo allungarmi il più possibile. Continuo a mantenere questa posizione, ancora 10 secondi, 5, da qua inizio a trasferirmi lentamente verso la caviglia destra e continuo ad allungare tutta la catena cinetica delle gambe, tutti i muscoli che abbiamo coinvolto principalmente. Con un respiro che è tornato ad essere lento, controllato, non sono più in affanno, ma sto gestendo la situazione. Ritorno al centro e vado verso la caviglia sinistra. Naturalmente sentirete delle differenze tra lato destro e lato sinistro del vostro corpo, è normale, non siamo due metà della stessa pizza, per usare un bel esempio, ok? Quindi non siamo assolutamente uguali, ma complementari, quindi dobbiamo cercare di aiutarci. Torniamo al centro, andiamo giù a terra e da questa posizione, prima solo con le spalle, faccio delle spinte e delle depressioni. Vado a togliere un po' di fatica dalla schiena, perché comunque abbiamo usato un sovraccarico e può essere che, se non siamo altamente abituati, ci dia un po' di fastidio. Quindi andiamo a lavorare per il momento solo a livello scapolare
ancora qualche secondo. Da adesso questo esercizio diventa completo, lavora anche l'addome. Quando ho le depressioni spingo verso il pavimento l'addome, inspiro, spingo con le scapole su, giù, su, giù. Molto bene. Ancora. Gli ultimi 20 secondi. Ok, lavoriamo sui glutei da questa posizione. Faccio passare avanti la gamba sinistra, indietro bene la destra e spingo verso il basso, cercando di appoggiare il gluteo sinistro. Mi allungo per bene, petto ben aperto, sguardo davanti. Respiro controllato, ancora qualche secondo. Torno in quadrupedia, avanti la gamba destra, indietro bene la sinistra. E mantengo. Le mani sono in spinta contro il pavimento, sentite che tutto il flessore e il gluteo stanno lavorando perché si stanno allungando, detensionando, questo ci aiuterà nel recupero. Molto bene, io e Cristiano vi ringraziamo per esservi allenati con noi. Se il video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un mi piace, a scrivere un commento se avete apprezzato o avete avuto qualche difficoltà e vi diamo appuntamento al prossimo allenamento sul canale Torx. Buona doccia come sempre!